Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 15, versetti 1 a 3 e 11 a 32, la parabola del figlio prodigo, o meglio, la parabola del padre misericordioso. E in questo brano Luca mette in risalto, in evidenza, la figura del padre. Questo padre che rappresenta Dio. Il figlio aveva preso tutto ciò che era suo, cioè il suo patrimonio, per tutto, però è tornato al padre. Il padre non l'ha. Che cosa ha fatto? Ha fatto festa. Ecco, è la prima cosa da sottolineare. Questo atteggiamento del padre sarebbe anche il nostro atteggiamento verso i nostri fratelli e sorelle che ce l'hanno con noi. Qualche volta rifiutiamo il perdono delle persone, qualche volta rifiutiamo proprio la riconciliazione. È vero, le ragioni sono tante, qui non possiamo enumerarle, qualcuno potrebbe avere anche ragione, ma che cosa è meglio nella vita nostra? Non la riconciliazione? Sì, qualcuno dirà, ma guarda, io ci ho provato, ma nessuno ce l'ha messo. Ma è vero, poi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato perdere o abbiamo tentato ancora? Se abbiamo tentato, qual è il risultato? Non ha funzionato? Ma abbiamo pregato anche per questo? Oppure, qual è stata la nostra intenzione profonda? Volevamo una vera riconciliazione o fare per fare? Dunque, ci sono varie cose, ma ciò che è più importante per noi è di pensare, di avere questo atteggiamento del padre, cioè di avere questa capacità di sapere perdonare gli altri, di accogliere il perdono degli altri e anche da parte nostra di riconoscere anche i nostri limiti, i nostri errori, come ha fatto questo figlio prodigo. Nonostante tutto, ha riconosciuto che ha sbagliato e è tornato con umiltà di cuore. Ecco, queste sono le cose che ci mancano oggi nella vita. Tutti sogniamo una vita buona e bella, ma non possiamo averla se manca questo senso di perdono, questo senso di riconoscimento. In questa parabola il figlio prodigo ti insegna il cammino da seguire per arrivare a una vera e profonda conversione. La prima tappa è proprio sedersi, riflettere, ragionare, fare un esame di coscienza. Da questo esame di coscienza si prende la decisione di andare verso gli altri. Non aspettare il passo, anche noi possiamo farlo. Alziamoci e andiamo, non ti vergogniamo. Non ti mettiamo lì a ragionare al posto degli altri, andiamo. Nel nostro andare, con amore, con fede, con tutto, l'altro anche potrebbe aprire le porte, altrimenti ti metteremo a pregare, a offrire tutto questo al Signore. E dopo questo ritorno e si facciamo l'umiltà, facciamoci umili, umili, riconoscere i nostri limiti e no, i nostri errori come ha fatto il figlio prodigo. Purtroppo oggi ci mettiamo sempre e spesso a giustificarci e a condannare gli altri. Sembra che noi siamo innocenti, così non andremo da nessuna parte. Allora, carissimi, comportiamoci come questo figlio prodigo che ha preso la decisione, l'esame di coscienza, si è umiliato e poi si è esaltato con la festa, e poi prendiamo anche l'atteggiamento del padre che accoglie questo figlio al di là dei suoi errori, non l'ha giudicato ma l'ha accolto, perché ciò che è più giusto e bello è la vita. Allora che Dio veramente ci illumini e ci aiuti anche noi ad avere questi atteggiamenti. Buon sabato.